Bella a tutti ragazzi, oggi è Iflex che vi parla e oggi siamo tornati nel Let's Play di Minecraft. Siamo arrivati al 30° episodio e in questo episodio ci sposteremo momentaneamente nella zona con quelle torri di ghiaccio che ho fatto molto belle per costruire la farm di ghiaccio, dove costruiremo normalmente anche un rifugio. Quindi guardate quanto mi sono portato: legno di quercia, legno di acacia, legno di betulla, legno di giungla, lana verde, lana bianca, secchi d'acqua, alberelli, letto, fornace, foglie, frecce, arco, bordello. Andiamo a comandare anche là. Dopo, per quanto riguarda questo pezzo qua, mi avete detto di mettere sia lana rossa che lana, sia lana rossa che erba. Quindi accontenterò entrambi. Ora vi faccio vedere come verrà. Allora, qui intanto potete vedere che ho finito il tutto. Ho anche spennato le pecore. Lo so che spennare si riferisce alle galline stupide, però non lo possiamo anche dire. Quindi qui avevo una crafting da qualche parte, così non salgo sopra per craftare le cose. Ancora non l'abbiamo mai utilizzata questa crafting, cosa molto normale. Quindi prendiamo questo per farci i nostri tappeti. Ecco, facciamo così, sinceramente non lo sapevo. A posto, 30 tappeti ci basteranno per tutti gli episodi, penso. Ecco, vi faccio vedere cosa voglio fare. Aspettate, non ci bastano. Non è possibile che non mi bastano i tappeti. Ma per favore, va. E allora una settimana sempre a fare quelle pecore stupide. No, non bastano. Ma vaffanculo, va. Vabbè, comunque viene una cosa del genere, va. Dà un quel tocco di colore. Mi piace tantissimo questo effetto. Veramente qualcosa di veramente bello. Quindi prendiamo il nostro cavallo e partiamo per questo viaggio che ci prenderà qualche episodio in quella zona. Perché in questo episodio usciremo la farm di... Andiamo a dormire che è meglio. Comunque sono portato anche un letto perché giustamente là dobbiamo andare a dormire, quindi comunque stavo dicendo che in questo episodio andiamo là a costruire la farm di ghiaccio. Nel prossimo episodio andremo lì per costruire, cioè rimaniamo lì a costruire la nostra casa, sarebbe tipo il nostro rifugio, così quando arriviamo là abbiamo una casetta bella e pronta. Quindi per adesso mi prendo quest'altre carote. Ecco, ci sta tantissimo. Dove è il cavallo? Vieni qua, Mafaldo. Siamo pronti per un altro viaggio. Sempre io e tu. Con il mio cavallo preferito, Mafaldo. Vai, forza, partiamo. Comunque, volevo dirvi un'altra cosa. Quindi, questa settimana usciranno due episodi, come ben sapete. E la prossima settimana rimarremo sempre nella zona del della neve. Perché nel prossimo episodio avevo voglia di andare anche in miniera finalmente, perché dico un sacco di tempo che non ci andavo. Vediamo se la troviamo qualche miniera. Quindi ora faccio un taglio e ci rivediamo nel bioma innevato. Ecco raga, che vedo quelle torri di ghiaccio all'orizzonte, quindi siamo anche arrivati. Finalmente, cioè, bellissimo. Ho preso anche da casa una pala in ferro perché mi servirà per spalare la neve, perché tipo il contorno ve lo farei con la neve. Comunque la vedrete meglio a mano che sviluppiamo. Quindi ora faccio un piccolo taglio, proprio piccolissimo, per inchiudere il cavallo dentro lo steccato e ci vediamo da poco. Ecco raga che sto spalando questa zona per prendermi queste palline di neve che mi serviranno per farmi il blocco di neve, cioè senza cercare però di scavare la terra, perché sennò è un po' brutto. Infatti, che te pare, c'ho l'inventario pieno, proprio pienissimo quasi. Allora, dov'è la terra? Ah, qua. Forza, prendila. Oh, questa neve. Mamma mia, vai. Dov'è la pala? Eccola qua. Ma vaffanculo, questi blocchi che si rompono. Ah, non lo metto. Ok. Quindi ora piazziamo giù una crafting table, però prima devo craftare. Levati. Ok. Eccola qua, la nostra crafting table.
Ma non la posso mettere perché giustamente sono andato a fare in culo, va. Il piccone lo metto là che non mi serve. Ma non bordello queste cose. Comunque, la metto un attimo qua momentaneamente. E prima devo fare questi blocchi. Ok. Quindi ora, raga, crafto un sacco di blocchi. Cioè, crafto solo blocchi. E ci vediamo tra poco. Allora, raga, ho utilizzato un po' di questi qua perché prima mi voglio fare un piccolo rifugio con la neve, che sono proprio classici di questi territori, quindi lo faccio proprio brevemente. Quindi facciamo tipo una cosa del genere. Qui tipo la porticina. Dopo qui si chiude subito perché alla fine è una cosa molto piccola. Dopo qui si deve fare così. Allora, qui facciamo così, andiamo qua perché ci sta. E dopo qui facciamo così senza sbagliare. Ecco, tipo i rifugi. Ecco, non è proprio preciso, però dai, è bello perché l'ho fatto io, quindi. Quindi qui dentro gli mettiamo il letto momentaneamente. Ecco, bellissimo. Un rifugio più grande di questo? Cioè, cosa volete? Dai, vi ho costruito una villa bellissima, gigantesca, enorme. Cioè, va, quindi. Comunque, raga, mi devo fare un sacco di questi blocchi. Ci vediamo tra poco quando avrò fatto tutti questi blocchi. Eccomi ritornato, raga. Ho rotto completamente la palla. E qua si è messo a nevicare proprio brutalmente. E penso che ha fatto anche notte. Aspettate, fatemi capire. Sì, penso di sì, perché tipo là si vede un tipo di arancione. Andiamo anche a dormire, ho visto un ragno, muoviti prima che mi entri un creeper qua dentro e mi fa esplodere tutto, perché tanto ormai non lo sappiamo da come sono fatti i creeper handicappati. Guardate quanti sono spawner, sono pochi. Allora, il tutto io lo volevo fare qua. E che te pareva che non c'era il creeper? Muori, mongolo. Sei uscito dall'uovo di Pasqua. Cretino, mongolo. Quindi facciamo tutta questa zona, deve essere una cosa 5x5, no vabbè 10x10 dai, è più bello. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi chiudiamo. Tu leva di mongolo. E tu pure. Ecco, spostiamoli questi fiori lì, siete più belli. Dopo ci dobbiamo fare una fonte di acqua infinita. Che già so che non mi durerà proprio perché si congela tutto. Allora, prendiamoci i secchi d'acqua. E quindi cominciamoli a usare. Quindi mettiamo qua. Non qua, mongolo. Ma sei stupido. Oh, ecco qua. Mongolo. Cioè l'acqua proprio deve essere tipo piatta, ecco. Forza. Mamma mia. Perderò molto molto tempo, penso. Quindi raga, qua ormai ve lo risparmio tutto questo lavoro che faccio e ci vediamo ancora una volta tra poco. Ok raga, che ho finito. Quindi vi anticipo che per fare questa farm avrete bisogno di un piccone silk touch per forza. E vedete qua come funziona, come il ghiaccio si espande. Quindi ora qua si deve aspettare che questo ghiaccio giustamente si espande. E dopo, cioè dopo si spacca tutto come non mai. Quindi intanto andiamo a esplorare questa zona per qua. Che qui avevo intenzione di farci anche un piccolo pontile. Perché questa zona non è che ora faccio questa casa. Basta, è stata dimenticata da Let's Play. Non si vedrà mai più. No, sbagliato. Qui costruirò un pontile qua per andare a pescare. Esploreremo qualche miniera se magari la trovassi. Perché mai al mondo c'è proprio solo questo schifo. Quando mai? Che è questo buco? Una miniera. Questa andiamo ad esplorare fra
due episodi. Ecco, qui si fa un bel pontile in questo laghetto, bellissimo. Dopo farò anche una ferrovia nel Nether che mi collega il portale di casa mia a questo qua, così non devo fare tutti questi chilometri con il cavallo, perché cioè se no un pollo mi serve per fare le frecce, ma ti lascio perché poverino mi fa pena. Forza ghiaccio, ti sei mosso? No, ancora niente, sei bravo così. Allora, quindi intanto poi faccio il mio bellissimo rifugio, perché cioè è proprio bello. Ah, un'altra cosa che volevo dire, poi in questa zona una volta costruito il pontile, cioè prima ho detto qua costruire il pontile e voi tipo mi potrete dire e poi non fare più niente. No, qui ora farò tipo verso Natale, farò un pupazzo di neve, l'albero di Natale, perché cioè ci stanno con questo bioma un botto. Guardate, un colpo. Ecco, avete visto, però ho fatto una minchiata. Quindi facciamo così, come? Ecco, va bene. Allora raga, sto illuminando la zona anche perché sta arrivando la notte, quindi in questo modo spawnano meno mob, che se no siamo proprio messi male male. Lì non l'ho illuminata la farm anche perché poi la neve si scioglie, quindi non si può illuminare. Va bene raga, il video di oggi può terminare qui. Mi raccomando, state connessi per il prossimo episodio che uscirà giovedì. Nel prossimo episodio farò una casa non piccola come quella che abbiamo per la chilometri e chilometri di distanza. Sarà una casa un po' più grandetta. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, da iFlex è tutto, bella!